benvenuti a questo nuovo video di World Rally Co. Questa volta vi presento Duke Nukem. Ci voglio fare una serie sopra, sarà l'inizio della serie sui giochi FPS, prima o poi dovevo farla. E niente, ho voluto iniziare con Duke Nukem perché ritengo che comunque sia stato uno dei pilastri, delle pietre miliari, degli sparatutto, diciamo. Perché comunque, diciamo che gli sparatutto sono iniziati da Duke Nukem, Doom. Questi giochi qua. Volevo iniziare anche da Doom, però ci ho avuto la tentazione. Però Duke Nukem è molto più cacciarone, fancazzista, quindi mi sembrava più divertente iniziare da Duke. Se lo conoscete, quindi sapete già l'alto tasso di volgarità che è presente nel gioco, quindi non avrete problemi. Se invece siete nuovi dei video e siete capitati qui per caso e non conoscete Duke, sappiate che il gioco è pieno di volgarità, quindi occhio. Allora, iniziamo. Da L.A. Meltdown, difficoltà Let's Let's Rock, rock. così abbiamo ancora Damn, those qualcosa. bastards are gonna pay for shooting up my ride. Hold. Così abbiamo ancora qualche cosa che sia paragonabile a una sfida, perché sennò Piece of Cake è troppo facile. Allora, ok. Aio, ok. Ecco il primo nemico. Fatto fuori. La trama non è molto complicata. Duke è un figo e deve salvare l'America dagli alieni. Fine. Più o meno è questa. Ok. Lascia tarda un altro. Stai fermo. Ah, tra l'altro, non so per quale motivo, ma durante la riproduzione del video il gioco non lagga, ma durante la registrazione sì, ragazzi, quindi non ditemi che ho una mira di merda perché purtroppo non ci posso fare niente, mi lagga e quindi sparo a caso. Ok. Ecco altri simpaticoni. Fermo. Sparito? Morto? Non lo so. Lo scopriremo salendo lì sopra. Chi è che mi sta sparando? Nessuno. Boh. L'armatura della Madonna, più sei rosso, aiuto! Ok. Minchia, pure la gente è potenziata alle troppe. Sì, l'ho giocato solo in Piece of Cake prima. Quindi non c'ho idea di che mi aspetta in Let's Rock. Ok. Ovviamente il gioco è pieno zeppo di citazioni. E adesso vi faccio vedere il perché. Ci sono anche molti segreti, quindi state attenti a dove guardate. Dai, fermo. Perché comunque le mappe di solito hanno sempre qualche segreto da scoprire. Tipo questo qua che vi sto per far vedere, che è un tributo ad Alien. Voilà! Uccidetela prima che spawni l'essere, il povero, l'alien dalla sua cassa toracica. Niente, sblocco la cima a metà caso. Ok. Il bagno abbiamo ripulito. Dunque, dobbiamo salire sopra. Al proiettore, cazzo. In the face, bitches! Ok. Ho la tessera. No! Stavo infame, laggo! Non mi devi fare le boscate. Cazzo. Ok, saliamo lì sopra, che mi ricordo che si sbloccava. No? Non si sblocca. E allora devo attivare il proiettore. E poi saltare. Ecco, si è sbloccato! Ed ecco qua il bazooka. Yay!
E ovviamente il proiettore poteva solo proiettare questo in giochi. Ok. Allora, vita sto pieno. Scendiamo. Infame. Ok. Dobbiamo salire sopra adesso. Trappolozzo time. Non l'ho sentito. Fuori uno. No, ho sbagliato mira troppo male. No, si sta avvicinando al posto serbatoio. Ce n'è uno lì dietro, bastardo. Volevi farmi il trappolozzo, e te l'ho fatto io invece. Infame. Ok. Ho capito che lagga, ma minchia. Tutte queste munizioni solo per... che cavolo. Io non ho la certa. Ah no. Sono ritornato qui. In tutta la sua bellezza. Love. Allora. Devo ritornare sopra dunque. Mannaggia a me che non mi ricordo le cose. Potevo evitarmela, mi sono fatto anche male. Ah giusto, Lolo Don't have time to play with Duke. myself. Guardate com'è bellino Lolo Duke. Ok. Aperta. E adesso c'è un problema perché mi ricordo che adesso arrivano i cinghialozzi. E io non ho più cose. Vicino così. Bastardo! Morici male! L'ho fatto esplodere! Lol. Ok, ci dovrebbe essere un altro lì. Muori! Beccato. Un altro, cazzo. Morici. Ok, perfetto ragazzi. E l'obiettivo di ogni livello è arrivare a questi simboli e poi cliccarci sopra con la E. O comunque col tasto che gli avete assegnato. Bene, e abbiamo completato il primo livello di Duke Nukem 3D. Ci saranno altri video di Duke, ho intenzione di farci una serie sopra. E dopo Duke seguiranno anche altri FPS. Non so però quali, di sicuro non FPS ultramoderni o con grafica smascellante, perché ragazzi purtroppo il mio PC è un po' vecchiotto, lo devo cambiare. Quando lo cambierò forse potremo pensare anche a quelli, forse. Nel frattempo niente, ci divertiamo con Duke e compagnia bella. Spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo video ragazzi. Bye bye!